Ho cominciato ad interessarmi e ad appassionarmi al giornale della Confederazione da primi anni 90, quando assieme a Ennio Nicolini, dal quale ho imparato tantissime cose, abbiamo lavorato per costruire il sistema regionale, cioè l'adesione di tutte le province al sistema di menzione agricoltura, compreso la provincia da cui io provenivo, cioè quella di Lucca, che assieme ad altre conservava la sua testata, che per Lucca si chiamava Unità Contadina. Insieme ad altri amici e compagni, naturalmente, abbiamo costruito il sistema che ha cominciato a funzionare, a rafforzarsi in termini organizzativi e in termini di qualità del prodotto. Poi, dal 2005, più esattamente dal 2006, quando ho avuto degli incarichi e degli impegni a livello regionale, ho cominciato questa attività di coordinatore della redazione. Naturalmente l'esperienza è stata un'esperienza di continuazione di quella che è stato il modello che Ennio Nicolini mi ha lasciato e ho cercato di metterci naturalmente del mio. C'è stato un momento importante della vita del giornale che credo possa essere definito il momento della svolta. Noi avevamo in programma da tanto tempo il fatto di fare una ricerca verso i nostri lettori per capire che cosa pensavano i nostri lettori del giornale, qual era il giudizio e soprattutto che cosa volevano dal giornale della Confederazione. Avemmo la fortuna di conoscere una persona che ho il piacere di citare, Vincenzo Freni, titolare di una società di ricerca e di mercato, che ha avuto la professionalità e l'umiltà di mettersi a disposizione per una ricerca che è molto particolare rispetto alle sue esperienze. E questa ricerca ci ha messo, diciamo, in condizioni di poter lavorare ad un progetto di ulteriori innovazioni e cambiamento del giornale. La ricerca è stata importante e ci ha dato delle conferme e delle sorprese, diciamo così. Delle conferme anche con una qualche soddisfazione, perché molti lettori individuavano in Dimensione Agricoltura la testata, la rivista più autorevole del mondo agricolo che loro conoscevano, anche in confronto a quelle, diciamo così, più famose di livello nazionale. Dicevano di leggere attentamente tutte le parti del giornale, gli agricoltori di una provincia, dopo aver letto le notizie della propria provincia, si dedicavano anche ad altre realtà della Toscana, quindi era un elemento di scambio di esperienze importanti dell'attività e del lavoro della Confederazione. Ci suggerivano evidentemente però tutta una serie di iniziative riguardo al miglioramento del giornale. Ci chiedevano per esempio di essere meno autoreferenziali e di entrare più nel merito delle questioni, più notizie tecniche, più esperienze di natura economica, più notizie sui mercati, in sostanza una serie di suggerimenti che poi noi abbiamo cercato e stiamo cercando nel progetto di comunicazione di sviluppare. Questa è stata una cosa estremamente importante. Da quella ricerca abbiamo cercato di costruire un giornale più organizzato nelle pagine. Abbiamo organizzato in alcune pagine le notizie della Toscana, le notizie dall'interno e dall'estero. Abbiamo messo in campo, diciamo così, un'iniziativa che continua, cioè quella di intervistare delle personalità importanti del mondo agricolo, della politica e della Confederazione. Voglio ricordare con piacere che abbiamo intervistato ripetutamente quasi tutti i dirigenti regionali e nazionali della Confederazione, il Presidente della Regione, tutti gli assessori regionali, ministri, Paolo De Castro, Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, la Vandana Shiva, Don Ciotti, in sostanza una serie, diciamo così, di presenze, di voci sul giornale che, secondo la nostra valutazione, è stata una cosa importante che ha non soltanto arricchito la nostra comunicazione, ma qualificato il nostro giornale. Assieme a questa ricerca,
demmo via nel 2010 ad un corso di comunicazione che era il secondo nella storia della nostra confederazione, perché il primo fu quello del 1993, appunto organizzato e promosso da Ennio Nicolini in modo particolare. Abbiamo fatto questo corso nel 2010 che è stato, a detta di tutti coloro che hanno partecipato, una cosa molto importante e positiva, ed è stato un qualcosa che ha ulteriormente contribuito a migliorare la capacità e la professionalità dei nostri addetti, naturalmente, che non sono professionisti, sono persone che fanno tutto il resto, diciamo, tutte altre cose nell'ambito della Confederazione, ma evidentemente ha dato la possibilità a tutti noi di migliorare il modo di comunicare, nello scrivere, nel ricercare le notizie, nel darne un valore, nel metterle nella luce giusta e soprattutto di organizzare meglio i sistemi di comunicazione nei territori, perché questo era l'obiettivo, cioè ciascun territorio della Confederazione, attraverso collaborazioni, attraverso l'attivazione di ulteriori strumenti, possano appunto moltiplicare i messaggi comunicativi nei confronti dei soci. Infatti nel 2010 non era ancora così, ma adesso, dopo 5-6 anni, evidentemente i mezzi di comunicazione rappresentati dalle nuove tecnologie, i social, i messaggini eccetera, che hanno preso, diciamo così, il sopravvento, che sono diventati così importanti negli ultimi anni, beh, oggi possiamo dire con una qualche soddisfazione che la maggior parte dei nostri territori si sono attrezzati con questi sistemi e producono, si impegnano, fanno molte cose sul piano della comunicazione per informare i nostri associati, gli agricoltori e le persone che si rivolgono alla Confederazione nel modo migliore possibile. I risultati di questa ricerca hanno in qualche modo chiarito molti aspetti che nel nostro dibattito interno conoscevano una qualche difficoltà. Noi abbiamo vissuto, soprattutto molti anni fa, quando c'era nel sistema della comunicazione un po' l'invadenza delle televisioni, molti di noi si erano, come dire, in qualche modo pensavano che ci si dovesse orientare di più verso l'impegno per le televisioni, soprattutto le televisioni private, perché si pensava che quello fosse il modo migliore per comunicare agli associati, e questo in qualche modo ha messo in discussione o si metteva in discussione il ruolo del giornale. Beh, questa ricerca ha fatto giustizia anche di questo aspetto, di questo che era un equivoco, io penso fosse un equivoco, e infatti siamo andati avanti nel migliorare il giornale, mentre non è diminuito l'impegno sulle altri mezzi di comunicazione. Lo abbiamo fatto in modo equilibrato, quindi portando avanti un sistema di comunicazione che penso stia producendo dei risultati importanti. Riguardo al giornale, questa discussione, che cos'è, a mio parere, che ha aiutato? Ha aiutato il fatto che questo giornale è una forza, è importante, è bello, perché è fatto, costruito dall'intero sistema confederale, perché alla costruzione di questo giornale tutti i mesi partecipano decine e decine di persone, dai tecnici, ai dirigenti, ai funzionari, agli agricoltori, nel segnalare notizie, nel scrivere articoli, nel divulgare in qualche modo le cose che vengono prodotte. È un giornale che è costruito dall'intero sistema, e questa è la sua forza. Un giornale costruito dall'intero sistema, come dire, fornisce anche un senso di appartenenza da parte di tutti noi a questo strumento, che è il principale strumento, diciamo, che contribuisce a divulgare, a promuovere la politica e le attività della Confederazione, e che in molti contesti ne costituisce l'immagine stessa. Io penso che questa cosa debba continuare, perché tecnicamente una cosa di questo genere, tecnicamente e organizzativamente una cosa di questo genere può essere fatta da tre persone. Ci sono tanti esempi a giro per l'Italia, ma un prodotto così partecipato e costruito, torno a dire, da decine di persone, ne costituisce un valore che è largamente superiore. Questa è la ragione per la quale oggi celebriamo 25 anni di storia di questo giornale. Se continuerà con questo stile, con queste caratteristiche, e vedo
diciamo che coloro che hanno oggi le responsabilità e le funzioni di coordinamento di questa attività continuano ad investire su questa caratteristica, ecco, se continuerà così io penso che noi potremmo fra qualche anno festeggiare qualche importante compleanno con un giornale ulteriormente migliorato, ulteriormente bello, il giornale dell'agricoltura e delle aree rurali della Toscana, come lo abbiamo chiamato. Mi piace ricordare e sottolineare questa rubrica Il Cugino M, la cui sigla non credo sia inutile, diciamo, specificarla. Ed è una rubrica condotta da Marco Failoni, che notoriamente ha una penna arguta, simpatica e divertente, per arricchire quella che è la componente della satira del nostro giornale, assieme a questa importante presenza della vignetta di Sergio Staino. Davvero mi ha fatto piacere inserire questa rubrica scritta, molto simpatica, molto carina, e che costituisce un ulteriore elemento di riflessione e di divertimento simpatico sui temi dell'attualità che Marco Failoni ogni mese ci regala e che è un ulteriore, diciamo, elemento di ricchezza del nostro giornale.